Grazie Presidente. E con questa mozione si vuole mettere a fuoco una delicatissima questione relativa alla segretezza ed anonimato delle vittime di violenza. Quando una donna chiede di denunciare una violenza o un'aggressione, corre il pericolo concreto di essere rintracciata dai propri persecutori. Al momento la residenza è un dato pubblico, cioè chiunque vada a uno sportello anagrafico e ha i dati di una persona può ottenere la residenza. Con la mozione in esame si impegnano la sindaca e la giunta a sollecitare gli organismi nazionali a superare questa lacuna normativa che mette appunto a repentaglio la sicurezza non solo della donna ma anche dei minori e del personale che è impiegato nelle case rifugio, nei centri antiviolenza e che quindi collaborano alla tutela appunto della donna. Essendoci appunto questa lacuna normativa, la strada diciamo che si potrebbe percorrere è quella proteggere l'indirizzo delle donne vittime di violenza attraverso la sua secretazione, sull'esempio della legge dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, la legge 82 del 91. L'amministrazione di Roma ha previsto un programma di interventi volti alla salvaguardia della tutela delle donne. Sono stati aperti 5 centri antiviolenza, 2 case rifugio, una casa per la semiautonomia. Sono in corso procedure per dotare di un CAV ognuno dei 15 municipi di Roma. Nonché c'è anche l'elaborazione delle linee guida per la presa in carico delle vittime della violenza. Documento di orientamento per tutti i soggetti istituzionali e privati che nel loro quotidiano hanno possibilità di lavorare e di intercettare casi di violenza di genere. Attualmente la prassi è quella di far adottare dai centri antiviolenza di Roma Capitale l'indirizzo dei senza fissa dimora di Modesta Valenti, però questo non può essere una soluzione. A parte l'impatto psicologico che può avere sulla donna, però il dato anagrafico comunque può essere sempre rilevato, perché per questioni burocratiche, quindi non so se mi richiedono l'indirizzo, le strutture scolastiche perché devo iscrivere un figlio a scuola o gli organi giudiziari, io lo debbo comunque fornire. Quindi per questioni burocratiche questo indirizzo comunque può risultare. Addirittura proprio nell'ambito giudiziario la violazione è estremamente pericolosa, perché gli avvocati, quando appunto hanno accesso alla documentazione probatoria, possono arrivare ad avere l'indirizzo e quindi la residenza della persona vittima della violenza, e quindi le controparti o l'aggressore può venire a conoscenza dell'indirizzo. Per questo il Movimento 5 Stelle ritiene che la strada percorribile possa essere quella adottata per i collaboratori di giustizia e per i testimoni. In questa direzione appunto si sollecita un intervento legislativo proprio per colmare questa lacuna che al momento sussiste. Grazie.